in campo Roma e Lazio per il derby della capitale della Final Six, la quarta edizione della Lazio Cup. Vedremo chi avrà la meglio fra i giallorossi e i biancocelesti. Primo possesso della partita, si alza subito la pressione di D'Ascenzi nel tentativo di strappar palla, attenzione perché Lima per poco non la porta via, poi il capitano della formazione giallorosso va in verticale, D'Ascenzi calcia da lontano, se ve la gran risposta del portiere giallorosso, a dire di no alla prima conclusione verso lo specchio della Lazio, poi ripartenza dalla parte opposta, un preciso però il tocco sarà rimessa a biancoceleste. De Camillis comincia con calma, Reina addirittura in due uomini nel tentativo di staccare il pallone dai piedi del numero 3, portata via il possesso, c'è l'intercetto ancora della Roma che in buona posizione prova ad arrivare in una zona appetibile per la conclusione, vediamo se arriva adesso, uno contro uno, grandissimo intervento però di De Camillis che la mette in calcio d'angolo che arriverà dalla sinistra, ancora Lima, dentro traiettoria lunga, attenzione perché in tre sul pallone rischiano di scontrarsi, alla meglio comunque la formazione giallorossa che sventa il pericolo e prova a costruire dalla sinistra, il capitano trova la deviazione, rimessa via celeste, si va dalla parte opposta sulla sinistra dove aspettava il pallone il capitano addirittura in due della formazione giallorossa a prendere il pallone, la perde Reina, allora tu per tu col portiere graziato De Camillis, non arriva comunque il numero 10 della Roma, cerchio di centrocampo, viene via bene il capitano, poi sono in tre addirittura, il tentativo di creare un'azione offensiva, sterzata biancoceleste con la gran chiusura di Reina che porta via il pallone, poi apertura dalla parte opposta, si gira, sera che calcia, questo è un autentico miracolo, pallone sulla traversa e poi fuori, ma che parata, Roma che riparte dal fondo, passa in qualche modo ancora una volta il numero 16 con la fascia da capitano ben visibile sul braccio, taglia in orizzontale il campo, apre sulla destra, vediamo se arriva la conclusione, arriva invece lo scarico all'indietro, tenta quindi di andare a concludere però la Lazio allora alza la pressione, va subito in verticale da sera che salta il portiere e porta in vantaggio i suoi, il suo terzo gol di giornata e che gol per il numero 10, grande gol. E allora si sblocca il derby, il gol della Lazio, cioè è andata vicinissima la Roma in precedenza. Piuccini che invece in questa occasione la formazione bianco-celeste, vediamo come reagiranno invece i giallorossi che si alzano subito, sono in due, tutto per due con De Camillis che esce però alla grande, legge tutto in anticipo. Altra rimessa profonda, legge tutto in anticipo, la formazione giallorossa si impegna comunque, da Scienzi che prova a saltare il portiere e a batterlo sul primo palo, costretto però a rimetterla di nuovo oltre la linea laterale del campo, e rimessa che arriva di nuovo dalla destra, pallone rimane a metà strada, De Camillis non benissimo, poi si impegna nel secondo momento il numero 1 e la toglie dalla porta, altra conclusione lontana però dallo specchio. Altri cambi per la Lazio, rimessa comunque Roma che arriva all'interno dell'area di rigore, De Camillis e poi sotto misura il palo clamoroso colpito dalla Roma. Testa alta, poi pallone dentro, sotto misura il tocco per il 2-0, per due volte la Roma è andata vicina al gol e la Lazio ha risposto immediatamente, questa volta la firma porta il nome di Lima. Vediamo se la Roma riesce ad accorciarla, buono il triangolo, si arriva verso la porta, grandissimo intervento per ancora negare la rete alla formazione giallorossa, una grandissima giornata per De Camillis, ripartenza Lazio, conclusione sopra la traversa, pronta risposta da una parte all'altra, lunga la traiettoria con le mani, chiusura giallorossa, poi ripropone ancora la Lazio che si distende sulla sinistra, pallone dentro, grande intervento del portiere giallorosso che nega il gol del 3-0 alla formazione avversaria, e Roma che prova a ridisegnare qualcosa di concreto in fase offensiva, riparte comunque la Lazio, pallone dentro, altra lettura del portiere, allora Lazio che può ripartire dal proprio portiere, fondamentale in più di un'occasione mantenere inviolata la sua porta fino a questo momento, ci prova però la Roma a riconquistare il possesso, è una buona occasione soltanto esterno della rete, però è una buona occasione anche questa per la Roma, Lazio che in qualche modo viene via, vince il rimpallo, poi la conclusione da fuori lontana dalla porta, in questo caso alta
circolazione con Grassi che porta il pallone, viene strappato però letteralmente dalla formazione giallorossa. Vediamo se arriva la conclusione da fuori sul corpo del numero 6, e con coraggio si era frapposto verso la porta e la conclusione avversaria, che arriva adesso troppo debole però per impensierire De Camillis. Triplice a fischio, quindi Lazio batte Roma 2-0, secondo 2-0 consecutivo per la Lazio, ipoteca il passaggio del turno.